La prima grana per il neo governatore Michele Emiliano è rosa, il clamoroso flop delle donne candidate nella coalizione di maggioranza, a cominciare dalla capolista del PD e dall'altra capolista della lista La Puglia con Emiliano, Desirée Di Geronimo, rende difficile la composizione della nuova giunta. Lo statuto regionale prevede infatti la possibilità di ricorrere a due soli assessori esterni per evitare spese eccessive, ma lo stesso statuto prescrive la parità di accesso fra uomini e donne alle cariche elettive per favorire la parità di genere. Emiliano avrebbe voluto una squadra con 5 uomini e 5 donne, ma non aveva fatto i conti con la realtà delle urne. Pur essendo candidate anche in posizione di privilegio, le sue signore non sono state elette. L'unica ad aver sfiorato l'ingresso in consiglio è la leccese Loredana Capone, assessore uscente, che ha preso oltre 12.000 preferenze. Anche per questo, oltre che evidentemente per destabilizzare gli avversari, il presidente ha proposto subito l'assessorato all'ambiente alla candidata governatrice grillina Antonella Laricchia, che però ha rifiutato. Il sindaco di Puglia proverà a convincere le altre 3 donne 5 stelle che sono riuscite a essere elette, ma difficilmente riuscirà nell'intento. Il rebus, insomma, non è semplice da sciogliere, ma consegna già una indicazione chiara sui nomi dei 10 assessori. I 2 esterni saranno al 99% del gentil sesso. E qui tornano in campo la stessa Capone, la presidente del PD, Anna Rita Lemma, e forse la Di Geronimo. Emiliano vuole andare avanti anche a costo di forzare o addirittura violare lo statuto. 2 amministrativisti sono già al lavoro per cercare una scappatoia legale, ma resta il fatto che l'ingresso forzato delle donne costringerebbe la regione ad una spesa imprevista che scatenerebbe polemiche feroci. Per quanto riguarda la ripartizione fra i partiti, invece, 4 posti dovrebbero andare al PD e in pole ci sono Gianni Giannini e Mario Loizzo, se non avrà la presidenza del Consiglio, 3 alle civiche con l'ex prefetto Nunziante quasi certo di un ruolo, 2 forse ai Vendoliani, tra cui una donna esterna, e 1 agli ex UDC.